Allora, affronto il tema Juventus. Dunque, io premesso, sono un bolognese, non odio la Juve, cioè non mi è simpatica, è uguale, cioè se vince sono anche contento. Ma voglio dire, il povero tifoso juventino, povero perché viene vessato così, non si rende conto che è un problema di faccia. La faccia, allora le facce, attenzione, perché c'è una chimica per cui quelli che lavorano alla Juventus devono avere delle facce da culo per forza. Allora, andiamo indietro, Moggi, avrà mica una faccia simpatica Moggi, no, quella triade Giraudo, Bettega, Moggi, avevano delle facce che sembravano avessero visto una merda tutte le volte che guardavano qualcuno. Poi andando avanti arriva Agnelli, poi arriva Nedved, che ha quella faccia lì perché in campo poi era uno stronzo, quindi se ha quella faccia lì, quindi c'è un problema di Lombrosiano, cioè Lombroso aveva fatto un discorso sulle facce per cui se uno aveva la faccia da gangster era un gangster. No, qui c'è una faccia da Juventus, cioè la Juventus è costretta ad avere gente con quelle facce lì per forza. Poi la gente dice andate che dove è simpatica, ma per forza. Allora il povero tifoso juventino, lo capisco, meriterebbe delle altre facce, perché alla fine anche se la Juve, ma che ladri, non ladri, non me ne frega niente dei ladri, però le facce, attenzione, anche quella arriva bene adesso lì, quell'avvocato della, tutti che ti guardano come se fossi una merda, anche quando sono con l'inquadratura in tribuna, quando appaiono tutti fanno che schifo, ma perché c'esiste quella faccia lì? Allora squassi di pugnette alle facce della Juve.